Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista. E questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone. Ti leggerò 3 pagine al giorno tratte dai 30 libri più belli che hanno cambiato la vita di migliaia di persone per aiutarti a diventare la versione migliore di te. Corrado De Biasi vive in Trentino, è un amante della lettura, un appassionato della cultura orientale e della filosofia dello yoga. Inoltre pratica regolarmente meditazione fin da ragazzo. Ama gli animali, le lunghe passeggiate immerso nella natura e questo libro, Il monaco che amava i gatti, è stato il suo primo romanzo. Se qualcuno ti dicesse che per uno strano gioco del destino ti ritroverai a trascorrere del tempo in compagnia di un anziano monaco e dei suoi meravigliosi gatti, ci crederesti? Oppure che percorrerai un viaggio iniziatico costellato di incontri che ti porteranno a scoprire attraverso un vortice di emozioni l'immensa bellezza della tua anima? Ci crederesti? Se qualcuno ti dicesse che prima di trovare l'amore dovrai scoprire l'amore in te stesso e che tutto ciò che hai appreso può essere osservato da un'altra prospettiva, ci crederesti ancora? Beh, quando il protagonista di questa storia, Kripala, si mette in viaggio, non sa cosa gli riservi il futuro, ma sa cosa vuole lasciarsi alle spalle. Un lavoro perduto e un amore finito. La sua destinazione è l'India, dove intende praticare yoga e spera di ritrovare l'equilibrio che la sua vita ha smarrito. Ma andiamo subito a leggere qualche pagina insieme. Ogni cosa avviene sempre nel tempo e nel luogo giusti. Ogni cosa avviene quando sei pronto a riceverla. Il momento giusto era arrivato, o meglio, è arrivato. Mi ritrovo a scrivere di alcune esperienze accadutemi tempo fa in India, esperienze che hanno raggiunto le più intime profondità della mia anima, avvenimenti di cui la mia esistenza ha beneficiato. È strano tutto quello che mi è capitato. Ne scrivo quasi fosse la cosa più importante della mia vita, quasi fosse l'unica cosa buona che mi sia successa. E lo è. Ora è tempo di diffondere e condividere come è desiderio del mio maestro in modo tale che chi vuole possa apprendere e migliorarsi. Ciò che ho appreso lo devo per lo più a un monaco chiamato semplicemente Tatangi. È conosciuto dalle persone del luogo come il monaco che ama i gatti. La parola Tatangi viene dal sanscrito, una lingua indoeuropea molto antica. Si tratta di un nome abbreviato o forse di un soprannome il cui significato si avvicina a colui che si espande attraverso l'indescrivibile. Alcuni mici si accomodarono sulle sue gambe. Il sorriso di Tatangi si allargò. Qualche mese prima di partire per arrivare qui, ti sarei accorto di un maggior numero di quelle che tu chiami coincidenze. Hai perso il lavoro e nello stesso periodo hai messo fine a una relazione che durava da molto tempo, giusto? Sì, esatto, ma come fai a saperlo? Esclamai meravigliato. Questo non ha importanza. È importante invece capire che tutto è avvenuto per facilitare la tua partenza. Il tempo era maturo. Pensavo fosse stata una mia decisione, non il destino a condurmi qui. Libero arbitrio e destino viaggiano sullo stesso binario. Tu sei l'artefice di ciò che sei e di ciò che sarai, ma subisci gli effetti delle tue azioni passate e presenti. Si chiama karma. Pensavi fossero coincidenze. In realtà vi era uno schema nascosto. Le coincidenze non esistono. Sono segnali che l'universo invia sulla tua strada con significati che solo tu puoi comprendere. Ogni avvenimento ha uno scopo. Dalla farfalla che si posa su un fiore all'uragano che devasta un'intera isola. Tutto ha motivo d'essere, tutto ha un significato profondo, ogni evento, visibile e invisibile, segue una legge universale, perfetta e armoniosa. Dunque, non potevo scappare dal mio destino, riflettei grattandomi il mento. Anche se scappi, il destino ti viene a cercare come una nave che, solcando l'oceano, non può sfuggire alla tempesta a cui è predestinata. Quindi
Vuoi dirmi che il mio intenso desiderio di venire in India e di praticare lo yoga mi ha preparato a questo incontro? Quando desideri intensamente qualcosa, infiniti intrecci invisibili creano attorno a te circostanze imprevedibili. Ciò che è destinato a te si rivelerà. Se il desiderio è puro, avrà modo di manifestarsi. Stentavo a seguire il suo discorso e glielo feci presente. In che senso puro? Non è collegato ai desideri dell'ego, sorge spontaneo, al di fuori della mente. Fai attenzione le prossime volte. Vedi, Kripala, il nostro scopo su questa terra è trovare la strada che ci conduca al nostro vero sé. Tutto quello che si persegue diversamente non è altro che un modo di sottrarsi alla nostra interiorità. La nostra vera natura viene separata da un falso io, plasmato dai dogmi della società, della cultura e dalla famiglia in cui viviamo. Ciò che ci allontana da noi stessi è ciò che ci incatena. Seguivo attento i suoi ragionamenti. Dunque è importante ritrovare noi stessi, risvegliarci. Esattamente, ma non solo. Aiutare ogni essere vivente nella sua evoluzione, soprattutto se ne ha bisogno, è fondamentale per la nostra esistenza. Viviamo tutti sulla stessa terra. Tu sei l'autore del tuo destino. Ogni cosa che dici, pensi o fai influenza te e l'ambiente che ti circonda. Anche se può non sembrare, è così. L'universo è un caos ordinato. La coscienza suprema, a tua insaputa, genera intere galassie, fa nascere nuove stelle e nello stesso istante forma gli infiniti atomi dei nostri corpi. Noi partecipiamo a questo immenso gioco cosmico, coscienti o meno di ciò che avviene e di ciò che siamo. Assaporai l'attimo di silenzio che seguì, ripensando a quanto avevo appreso. Grazie, Tatangi, risposi infine. Avrò modo di starti accanto in questa permanenza, così apprenderò il più possibile. Alcune rivelazioni hanno il potere di cambiarti, ma solo se tu lo acconsenti. Cambiano la tua consapevolezza, entrano nella tua essenza. Osservandomi, Tatangi comprese che non avevo capito. Tutto dipende dalla tua sensibilità, dalla tua intuizione profonda, spiegò. Se sarai pronto, capirai come un seme in un terreno fertile che, se nutrito, cresce velocemente. Allo stesso modo, quando il seme della coscienza sarà maturo, l'anima sarà pronta a ricevere il nettare della conoscenza. Non devo fare altro che ascoltare, dunque. Ascoltare è già molto. Molti ascoltano, ma non sentono. Da migliaia di fiori le api estraggono e seccano poche gocce di nettare reale. Così, da migliaia di parole, la vera saggezza può essere concentrata in pochi versi. Il potere di alcuni insegnamenti, se compresi e messi in pratica, ha l'effetto di migliorare la nostra vita. Le parole hanno la capacità di modificare le vibrazioni attorno a te. Se ne conosci la loro forza e il loro potere. Più le parole sono pregne di energia spirituale infusa da chi le pronuncia, più avranno un effetto trasformativo su chi le riceve. Come avrete intuito dalla nostra lettura, si tratta proprio di un viaggio iniziatico che tocca con poesia e semplicità tutti i valori e temi più profondi dell'esistenza. E questa è una storia che personalmente ho letto più volte. Ogni volta mi ha lasciato sempre qualcosa di nuovo, perché è una storia capace di parlare al cuore e all'anima di ognuno di noi. E poi c'è questa frase che ritorna e che ci porta a fare delle belle riflessioni. Ogni cosa avviene sempre nel tempo e nel luogo giusto. Ogni cosa avviene quando sei pronto a riceverla. Quindi un romanzo ispirazionale che colpisce per la sua autenticità, che ci coinvolge per la semplicità con cui sa toccare veramente dei valori fondamentali come l'amore, la felicità, il senso della vita. Una favola spirituale che ha segnato nel profondo tantissimi lettori, che hanno rilasciato tra l'altro delle recensioni veramente
entusiasmanti, come ad esempio Elena, che dice: sono molto contenta di aver acquistato questo libro, tante riflessioni ed insegnamenti scorrono sulle pagine, sto sottolineando tutto ciò che è importante in modo da tornarci su a lettura terminata. E poi ancora Laura: mi è piaciuto moltissimo questo romanzo e, al di là della trama molto semplice, è un utile compendio di istruzioni per vivere felicemente, sentendosi parte di quella coscienza suprema che tutto avvolge, e per chi si approccia per la prima volta a temi spirituali può essere veramente un buon compagno per fare il primo passo verso il cambiamento. Sì, sono decisamente d'accordo, perché per chi si avvicina per la prima volta a temi di spiritualità, Il monaco che amava i gatti è un buon libro di Corrado De Biasi, che magari potete regalare a qualcuno a voi molto caro. E nel salutarti voglio ricordarti che questo è il podcast di Macrolibrarsi, il negozio online etico più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire ogni giorno il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire i 30 libri del cambiamento scelti per te, il link è questo: macrogo.to/podcast. Noi ci sentiamo domani ancora una volta per scegliere la versione migliore di te.